io già penso per immagini, cioè l'immagine è già il concetto. Il lavoro per Fanucci è una chiave di volta in tutta la mia carriera, in tutta la mia storia, ed è qualcosa che per me rappresenta ancora un grande momento. E mi serviva una penna nuova, diversa, un modo di essere, un modo di illustrare le opere di Philip Dick in modo innovativo e in un modo originale. E Philip Dick è stato un incontro fatale. Ho cercato di trovare questo accordo visionario tra me e l'autore, ed è arrivato anche questo in maniera, almeno credo, naturale, ma è stato veramente un incontro importante, perché io non mi sono trovato a interpretare Philip Dick, mi sono trovato a parlare insieme a lui. Raramente i libri oggi hanno delle illustrazioni così forti o così importanti come appunto sono quelli di Antonello, perché poi alla fine sono copertine perché stanno su dei libri e si chiamano copertine, ma in realtà sono assolutamente considerabili delle opere d'arte. Il contatto con l'Einaudi sicuramente rappresenta un momento di grande prestigio. Il fatto di essere contattato per fare una serie di copertine, è una serie di copertine di un grande scrittore, che è Ian McEwan, per me è stato sicuramente un motivo di grande soddisfazione. Per quanto riguarda soprattutto, ecco, le copertine, l'idea dell'immagine unica che da sola rappresenti un intero testo è quello che sottende poi al lavoro. Ed è quindi questa possibilità di sintetizzare quello che ho sempre detto, no? L'idea di creare una sorta di sintesi lirica in quello che facevo, quindi di sintetizzare un'immagine, un concetto, un intero testo in una immagine, ma che avesse poi un potere lirico, una forza lirica tale da poter parlare con il proprio linguaggio. Quindi tu racconti in maniera altra, parallela, rispettosa, ma con un altro tipo di linguaggio, che è quello dell'immagine.